Buongiorno a tutte ragazze, ben ritrovate, buongiorno anche se dovrei dire in realtà buonasera perché oramai qui è notte fonda, non lasciatevi assolutamente ingannare dalle luci che ho posizionato per cercare di rendere il video un po' più luminoso e spero anche di esserci riuscita. Allora, oggi voglio fare questo video perché vorrei un po' farvi vedere tutte le cosine che sto amando veramente usare in questo periodo. Ci sono alcune scoperte, alcune riscoperte di cui sono ansiosa di parlarvi. Allora, partiamo da cosa parto? Parto da un prodotto che mi sta piacendo tantissimo e non avrei creduto. Sono queste salviettine di Kiko. Prima volta assoluta che io ho acquistato queste salviettine, le avevo acquistate forse in occasione di qualche 3 più 3 o di qualche promozione, di qualche sconto, diciamo periodo di sconto particolare da Kiko. E ho detto proviamo anche qualcosa insomma che esuli un po' dal make up e sono incappata in queste salviettine. Allora, innanzitutto queste salviettine sono quelle scrub che io ricordo la prima volta, cioè quando ve ne ho parlato inizialmente, che avevo appena cominciato ad usarle, io le usavo anche per struccarmi, cioè nel senso usavo la parte liscia per struccarmi e poi la parte ruvida per fare lo scrub. E qualcuno di voi giustamente mi ha detto, ma guarda che queste, cioè mi ha aperto gli occhi giustamente perché io ogni tanto sono un po' stordita, mi ha detto, ma guarda che queste non sono quelle struccanti, effettivamente non sono, cioè quelle struccanti effettivamente sono altre, queste sono quelle scrub, cioè che si presuppone si usano per appunto levigare e togliere via le cellule morte. Quindi io veramente allora le uso, non gli faccio un utilizzo ovviamente molto molto frequente, anzi sono stata anche qualche settimana senza utilizzarle più, però devo dire che a volte veramente c'è proprio il o per rinforzare il sistema di scrub, cioè il procedimento di scrub con magari già qualche prodotto scrub che ho in mio possesso, o semplicemente quando vado di fretta e voglio appunto realizzare uno scrub veloce, magari anche accompagnato dal appunto seguito dalla detersione, anzi scusate, preceduto dalla detersione e poi a seguire lo scrub, devo dire che queste salviettine veramente mi piacciono. Poi hanno un profumo molto gradevole, sono grandicelle, hanno un bel tessuto, insomma devo dire queste veramente per me promosse. In realtà in questo video non volevo rovinarmi l'umore e quindi ho messo solo prodotti che mi piacciono, anche perché in realtà devo dire che ultimamente non ho grosse delusioni in termini di prodotti e quindi diciamo che questi sono proprio tutti prodotti top. Una scoperta recente, devo dire da me molto gradita, tant'è vero che vi dovrò far vedere poi un paio di colorini nuovi, ma vorrei cercare se riesco di farvi un video con la luce del giorno in modo da farvi vedere i colori reali così come sono, perché ho paura che con questo video oggi andiamo un po' a sfalsare i colori e quindi non ho voluto farvi vedere dei rossetti che magari non vi avevo fatto vedere. Scoperta del periodo sono questi rossetti di Prestige. Ragazze, cioè io Prestige sinceramente è una marca che veramente avevo considerato veramente poco e niente, specialmente negli ultimi anni, perché veramente non avevo più acquistato niente. Tolti alcuni rossetti acquistati oramai quasi 20 anni fa, non voglio dire forse 20 no, ma 15 sicuramente sì.
io non avevo proprio più acquistato nulla di questa marca. Sono incappata in una profumeria vicino casa che invece ha continuato imperterrita a trattare la marca, e quindi io, complice una delle visite ultime, ho voluto provare uno di questi rossetti. Questo è il primo che ho preso e che vi avevo fatto vedere forse in qualche video haul recente. Fa parte della linea matte, hanno diverse linee, cioè ci sono i matte, ci sono quelli, gli shine, e ci sono anche forse quelli, i cremosi classici. Questo è il numero 113 ed è questo bellissimo tono da giorno. Come vedete è un colore proprio molto molto tranquillo, anzi sulla mano lo vedete sicuramente più scuro, sulle labbra non è questo che ho adesso, perché stasera indosso un semplice il gloss di il top gloss stick, se non mi sbaglio, di Collistar, che è questo nel colore azalea. Questo, una volta indossato, in realtà diventa un quasi un nude, barra My Lips But Better, che su di me appunto diventa questo tono rosato, molto tranquillo, molto neutro, adattissimo per il giorno. Ma quello che ci tengo a sottolineare è la tenuta, perché in realtà, allora, matte sì, è vero, ma non assolutamente quei matte spenti, anzi è un matte che rimane comunque luminoso, morbido sulle labbra, non le secca assolutamente e con una buonissima durata, e sinceramente non l'avrei proprio creduto. In realtà, se poi andiamo a guardare, non sono proprio rossetti low cost, nel senso che comunque un rossetto di questi comprati a prezzo pieno siamo già intorno alle 8-9 euro, quindi non siamo già più nella fascia low cost, a mio avviso. Non siamo sicuramente con dei prezzi esagerati, però sinceramente avrei creduto che la Prestige fosse un po' più economica. Ma comunque tutto sommato sono contenta di questi rossetti, tant'è vero che appunto ne ho presi altri due nel frattempo, molto l'altro giorno, però vorrei appunto farveli vedere, come vi ripeto, con la luce del giorno. Per quanto riguarda ancora, vi faccio vedere prima tutto il make up. Gli altri due prodotti sono questi due che vi ho fatto vedere nel video haul recente di Essence, e sono le due novità. Uno è il fondotinta in polvere, effetto camouflage 2 in 1, nella tonalità 30, che è quella che ho io, accompagnato da questo blush che sto usando veramente tanto. Lo sto usando praticamente tutti i giorni, anche se non si direbbe, perché comunque sono blush che veramente hanno un'altissima scrivenza, quindi basta veramente prelevarli con un pennello a setole morbide, non serve neanche un pennello a setole particolarmente fitte, perché sennò veramente rischiate di fare pasticci. Questo è il matte, diciamo quello più nuovo, nel colore più recente, uno dei colori più recenti, ed è il Berry Me Up. Non mi soffermo di più su questi prodotti perché, come ripeto, ve li ho mostrati proprio in un video recente. Le riscoperte ve le faccio vedere magari, ve lo faccio vedere adesso, perché tanto ce l'ho qui a portata di mano. Parlando di make up, sempre riscoperta del periodo che sto usando, me lo sono messo lì nella mia postazione trucco per usarlo un po', anche perché se non mi sbaglio, non vorrei dire una cavolata, questo sì, questo era di un prodotto di una collezione natalizia di qualche anno fa di Kiko. La palette si chiama Cosmic Light ed effettivamente mi pare di ricordare che anche la collezione si chiamava Cosmic qualcosa, negli anni in cui Kiko usava
dare qualche nome carino di fantasia alle sue collezioni natalizie, non come quest'anno che proprio la fantasia evidentemente gli è davvero mancata perché ha intitolato questa collezione di Natale, di questo Natale, semplicemente Holiday Collection, che quindi non si sono voluti compromettere più di tanto quest'anno. Ma tornando a questa palette, allora questa a me, allora, non è niente di eccezionale, però visto che comunque, cioè, allora, gli ombretti cotti anche quest'anno hanno fatto capolino, le palettine hanno fatto capolino, con la differenza che sono palettine molto più piccole, secondo me con un quantitativo anche ben più piccolo. Non sono sicurissima di questo, ma stando a vedere più o meno le proporzioni rispetto alle palette che ho intravisto nella nuova collezione, mi sembra che insomma che non siamo molto distanti. Questa era una palette appunto che faceva parte, era una delle palette di quella collezione, era la 02 Utopian Wine. Chissà, magari se qualcuno di voi ha in suo possesso questa palette. E a me piace perché comunque questo dorato, questo corallo mi ricordano comunque, cioè mi fa piacere comunque utilizzarli in questo periodo, anche se sicuramente, vabbè, il corallo così come il dorato magari sono colori che possono anche, diciamo, che magari possono essere più utilizzati nella stagione più calda. Magari non si vedrà sicuramente perché sono ombretti che sicuramente danno il meglio di sé da bagnati. Io infatti spruzzo sempre l'applicatore con dell'acqua termale o dell'acqua semplice o comunque un normalissimo spray appunto acquoso o di fissatore. E devo però dire che la combinazione di colori mi fa piacere, mi piace utilizzarla in questo periodo, cioè è una combinazione di colori che comunque io vedo anche come invernale, soprattutto grazie a questo tono prugna. Anche questo, insomma, usato ho usato un'altra cosa, l'ho usata ieri questa palette, e comunque, ragazze, è una palette che sto usando molto molto volentieri, per farvela breve, in questo periodo, la 02 Utopian Wine di qualche collezione fa, e questa è una riscoperta molto molto gradita. Poi sto usando molto volentieri, passo di palo in frasca, ragazze, scusate, perché non vi ho fatto ancora vedere tutto il make-up, ho ancora qualcosina, però vabbè, avevo in mano, mi è capitata in mano questa, vabbè, e vi parlo di questa. Mi sta piacendo tanto anche questo shampoo di Vrochet. Questo è lo shampoo riparatore avuto in mini taglia quest'estate. Ricordo di avervelo fatto vedere quando l'avevo ricevuto dalla Yves Rocher. È comunque un 100 ml e lo sto usando molto, come vedete, accompagnato da un balsamo che anche questo mi sta proprio piacendo. E che veramente, allora, in questo periodo io sto alternando prodotti appunto un po' più nutrienti a prodotti magari un po' più, diciamo, per capelli normali, per non andare ad appesantire, perché la mia paura è sempre quella di appesantire il capello. In realtà comunque sia l'uno che l'altro i miei capelli li reggono piuttosto bene, e anzi devo dire che sono piuttosto soddisfatta, perché ultimamente vedo i miei capelli anche piuttosto lucidi. Non sono contenta assolutamente del taglio, lo dovrò modificare, lo devo regolare, perché siamo veramente a dei livelli osceni, perché sono di nuovo lunghi ma non hanno un senso, e quindi dovrò fare qualcosa assolutamente in questi giorni. Ma parlando dello styling e della detersione, vi volevo segnalare appunto questo shampoo di Vrochet, Nutri Repair Treatment Shampoo per capelli molto secchi e danneggiati all'olio di jojoba.
Eccolo qua, magari chissà se ce lo metti a fuoco, ve lo faccio vedere perché così magari vi può servire. Appunto, lo avevo ricevuto in omaggio in occasione di qualche promozione. E il balsamo che mi sta piacendo parecchio in questo e che sto usando in questo periodo è della Testa Nera ed è il Supreme Oil Elixir, che è composto da una miscellanea di oli, i classici oli di cui adesso si fa un gran parlare. Qui c'è olio d'argan, dovrebbe esserci, sì, olio d'argan, e dice un mix di oli, 8 oli preziosi e cheratina. Di cui sì, sicuramente l'olio d'argan e altri oli, olio di mandorle dolci e sicuramente olio di semi di lino, una cosa del genere. Dovrei leggere tutti gli ingredienti, ma comunque la profumazione è proprio quella che ricorda appunto gli oli, l'olio di BioPoint, il come si chiama quell'olio? Non mi viene in mente il nome. Insomma, quell'olio dalla profumazione molto ambrata, l'oro fluido, ecco, sì, che ho anche e che utilizzo di tanto in tanto, non ho ancora iniziato ad utilizzare continuativamente perché appunto ho altri prodotti da finire. Però per farvela breve, questo olio, questo balsamo che appunto vedete è specifico per le doppie punte ed è proprio particolarmente adatto proprio per quei capelli che necessitano di tanto in tanto di una coccola extra, di una cura extra. Tant'è vero che, come vi ripeto, io non lo utilizzo sempre tutte le settimane perché preferisco alternare prodotti così ricchi, così nutrienti, sempre a prodotti un po' più leggeri. Però devo dire che questo è un balsamo che comunque quando lo uso mi piace sempre la sensazione che mi lascia sui capelli. Ero andata un po' fuori fuoco, ma sono tornata? Sì, ok. Mi muovo sempre tanto e quindi la telecamera mi dice, a volte si mette in sciopero mandandomi fuori fuoco. Poi, per quanto riguarda il make-up, torniamo al make-up, sempre per saltare di palo in frasca, poi ho altri 2 prodottini e ho finito, sì, 3 prodottini e ho finito. Sto utilizzando spesso come base a questa palettina, proprio per permettere al colore di aggrapparsi meglio, questo Paint Pot di MAC, che alterno spesso al mio solito Painterly, che come sapete è quello che amo alla follia. Questo qui è il Let's Skate. Il Let's Skate ha la particolarità di non avere un rilascio di colore pieno, cioè non vi fa diciamo lo stesso lavoro di neutralizzare, cioè di uniformare la palpebra come vi farebbe un Painterly o quell'altro lì che è sempre il neutro, che viene tanto amato come base, di cui non ricordo assolutamente il nome, comunque per intenderci quello meno rosato, quello più neutro. Però quello che mi piace, cioè questa è una base più trasparente, per farvela breve, e forse dalle luci non si può vedere, ed è molto molto più glitterato. Però questo leggero alone rosato che lascia, innanzitutto mi piace come base, e poi comunque non lo utilizzo quasi mai da solo, anche perché di giorno vabbè che i glitterini che ha, che sono dei glitterini un po' rosati, un po' dorati, non si vedono, non sono eccessivi, però comunque non la ritengo una base, diciamo che se la utilizzo per il giorno, poi vado comunque sopra con degli ombretti diciamo più opachi per andare a smorzare questo glitterume, perché rischia sennò di essere troppo.
Però come base, ripeto, se poi ci si va a costruire una sfumatura con altri colori, i glitterini vengono fuori magari quando poi man mano diventa sera e siamo poi illuminati dalle luci artificiali e danno un effetto molto, molto luminoso, molto, e comunque sempre molto discreto. Anche perché, come ripeto, appunto io ci vado poi sopra con dei colori più soft per smorzare anche tutto quel glitterume. E questo è il Let's Skate, che comunque mi sta piacendo tanto. Questo invece è la Mini Italia del mascara Le Volume di Chanel. Non mi ricordo se l'avevo già messo in qualche video preferiti. Adesso si sta anche parecchio scaricando. Io lo sto anche sostituendo, non lo sto usando tutti i giorni, lo sto anche appunto sostituendo già con altro, ma se per caso non ve ne avevo parlato, ve ne parlo ora, perché è stato veramente di recente uno dei miei mascara preferiti e una delle mie scoperte, perché nel mio caso appunto ne avevo tanto sentito parlare ma non l'avevo ancora usato. Avevo sentito veramente parlare bene di questo prodotto ed effettivamente devo dire che non erano voci infondate, quindi ho fatto bene a fidarmi. Se non avesse il prezzo che ha, potrei addirittura pensare di valutare un acquisto in full size, ma per il momento non credo. E poi termino con ancora tre prodotti. Voglio strafare, voglio rovinare, siamo a 20 minuti, vabbè. Questo è un prodotto di cui sono stra entusiasta. Lo avevo lì nel cassetto da tanto tempo, perché lo avevo avuto in omaggio in occasione di una promozione di Vichy che c'era stata parecchio tempo fa, dove, se non mi sbaglio, con l'acquisto di due prodotti si aveva in omaggio questa, che è la mousse. Questa è la mousse detergente Pureté Thermal, che adesso, se non mi sbaglio, tra l'altro continuano a fare, ma non fanno più di questo colore. Se non mi sbaglio è diventata azzurra la confezione, però come performance credo sia lo stesso tipo di prodotto. Ragazze, cioè questa è la mousse più morbida che io abbia mai provato. Mi piace come lascia il viso, come lascia la pelle, cioè mi sembra, quando voi andate a sciacquare il viso, vi lascia una sensazione come se voi aveste già idratato la pelle. È una cosa veramente... in passato ho usato parecchie cose di Vichy, avevo provato già delle creme, adesso poi ho avuto modo di provare tanti campioncini di tante linee. E questo appunto l'avevo preso e avevo preso anche il siero e la crema dell'Idealia, che ho cominciato ad usare ma non uso ancora da tanto tempo, quindi non mi sono fatta ancora un'idea precisa e non ve ne ho parlato di questa mousse. Cioè questa mousse però mi ha veramente conquistato. Un'altra mousse che mi era piaciuta così tanto, se non mi sbaglio, era quella di Caudalie. Allora, questa a livello di inci, allora quella di Caudalie credo abbia un inci ancora migliore di questa, entrambe comunque sono senza parabeni e sono due linee che si trovano in farmacia, come voi saprete, e però vi devo dire, allora, questa dovrebbe essere una mousse ravvivante, cioè ravvivante del colorito, però ragazze, al di là del ravvivamento o meno, che... più o meno, voglio dire, posso più o meno notare, più o meno confermarvi, quello che veramente mi piace è come lascia il viso, cioè non dà assolutamente la sensazione di esservi lavate, cioè di secchezza, non come se vi foste lavate il viso col sapone, no, assolutamente no, a partire proprio dalla consistenza della mousse, che è veramente morbida, sembra una crema, e quando voi l'andate a stendere sul viso vi sembra già di mettere un fluido, non lo so come, e la sensazione continua anche quando vi sciacquate il viso, è veramente una bella sensazione, se potete provatelo, ve lo faccio rivedere. Il prodotto è questo, però se andate a cercarlo in questo periodo, ve lo dico e ve lo segnalo,
regalo, è probabile che non la troviate più di questo colore, ma la troviate azzurra, perché mi ci sono fatta, cioè sono ho avuto modo di vedere appunto negli ultimi periodi gli espositori Vichy, anche perché ci ho lavorato e quindi mi sono dovuta aggiornare sulle loro linee, e questa mousse l'ho vista di colore azzurro, quindi io ve lo dico, e se potete provatela. E poi altri due prodottini che mi stanno entusiasmando, vedete, sono due mini taglie e le sto centellinando, perché allora anche queste devo dire che potrei anche cioè non escludo di prenderle poi in full size, ve le faccio vedere più da vicino. Sono due prodotti che fanno parte della linea Al Karité dell'Occitane, facevano parte di un kit che avevo avuto in omaggio anche questo diverso tempo fa. Uno è l'olio, questo è l'olio struccante, l'olio detergente che io utilizzo appunto per struccare viso e occhi, messi alcune gocce su un batuffolo di cotone o su una salvietta struccante, struccano, e poi il karité appunto lo utilizzo molto volentieri in questo periodo, perché appunto per le pelli, cioè lasciano la pelle proprio piacevolmente nutrita, e in questo periodo mi piace anche usare cose un po' più ricche. E questo è il loro tonico, è un tonico anche questo, questo invece è in spray, anche se poi leggendo c'è scritto di usarlo, di bagnarlo su un batuffolo di cotone, però essendo in spray mi piace anche da utilizzare direttamente sul viso. Anche questo appunto all'olio di karité, insieme anche il latte detergente che vi ho fatto vedere, oramai ne ho solo più tanto così, e che vi avevo sicuramente già messo in qualche altro video di preferiti, quindi non ve l'ho fatto vedere, è più facile che lo vedrete presto in un video di prodotti finiti. E basta ragazze, io spero, sì, vi ho fatto vedere tutto, ho cercato di essere più veloce possibile, ma i prodotti erano tanti da farvi vedere, e spero di riuscire a caricare ancora altri video prima della pausa natalizia, spero vivamente, perché da domani inizia un po' un tour de force lavorativo e non avrò tantissimo tempo, ma comunque spero di poter tornare qui su questi schermi in vostra compagnia. Per il momento il video finisce qui, io vi ringrazio di avermi seguito, e iscrivetevi al canale sempre se non l'avete ancora fatto, se siete qui solo di passaggio e vi è piaciuto questo video. Io spero di ritrovarvi presto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!